Benvenuti sul canale di Gamercode, qui è King Evolution 61 e riprendiamo da dove ci siamo lasciati in Immortals Fenyx Rising. Prima di andare, diciamo, nella nuova zona, visto che abbiamo lasciato un pochettino di cose in sospeso, io direi di rituffarci e magari completare qualche altra cosuccia qui. Vediamo se ce la facciamo. Ok. Perché ho visto che ci sono parecchie cose interessanti tra armature e armi. Quindi, prima di tutto, ci prendiamo questa pietra che stava sbriluccicando. Perfetto. Noi per ora prendiamo cose, poi scopriremo a cosa servono, senza dubbio. Tu mi dici che ha 146 metri da qua, quindi sta là sotto. Perfetto. Penso che se ci buttiamo in acqua non ci facciamo male. No, perfetto. Piano piano, risali, risali, risali. Ok, riprenditi. A volte mi scordo che non si ricarica l'energia anche se stai fermo. Attiva questo. Qui c'è qualcosa? A quanto pare no. Risali qua sopra. Andiamo qua. Allora, apriamo il forziere. Anche qui ci dava qualcosa o no? A quanto pare no. Ah, ci sono le tartarughe, che carine. Dove sta il coso? Ole! Ricaricati, ricaricati. Non muoia. Allora, abbiamo preso. Vediamo, una nuova veste. Questo che ci dà 250 difesa mentre la salute è al massimo. Non sarebbe il malvagio. Però. Sì, dai, proviamo un poco questa, dai. Ah, abbiamo pure le ali nuove. Che ci abbiamo? Ah, sono queste. Prima erano quelle spezzate, ora. Vabbè. Ce la facciamo? Sì. Dai, signori, che ce la fa? Però siccome non Musa, mi canta fido. di Hermes, degli immortali buon messaggero, è compagno di dei e degli uomini tutti. Ne trae poco profitto e spesso assai l'inganna quando è più profonda la notte. Bello! Chi l'ha scritto? Il mio poeta preferito, che peraltro non è ancora nato. In che senso? Ci stanno altre. Ah, qua stanno le foto degli altri giocatori. Ah, sì, forse è qua. Quindi ci dobbiamo ricordare. Vabbè. Lo faremo poi, lo faremo poi. Di qua c'è l'Ambrosia, già che stiamo. Anche se per ora non ci ha detto ancora come utilizzarlo. Olè. Questo non è niente? No. Ah, e c'è pure una. Aio, questo è un orso. Non c'è niente che posso prendere? No. Vabbè, pace, andiamo. Però magari se possiamo fare una cosa un po' più steltosa. Vediamo. Se. Non da là, pensavo che.
Ah, vabbè, vabbè. Se ti fermi lì un attimo, ci fai un favore. La. Ah, pensavo peggio. Piano. 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 Non si arrabbi. Piano. Olè. Dobbiamo prendere un po' le misure con la schivata, perché a volte va un po' lungo. Piano. Eh no, qua lascia, mi sa che non va. Troppo. Ok. Me lo locca, grazie. No. Curati. Piano, 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 piano. Si dia una curata e si dia una curata. Ok. Olè. Vabbè, datela un'altra curata. Olè, piano. No, con calma. Olè. Perfetto. Addirittura. E se ne va. Già che stiamo, prendiamo questo. E già che stiamo, ci curiamo al 100%. Dove sta il forziere? Questo. Ambra dorata. Ma ci dici anche cosa fai? Ma quanto pare. Ok, ambra dorata. Va bene. Questo invece, monete di Caronte, servono a potenziare abilità e poteri divini. Per potenziare la resistenza. Vabbè, per ora diciamo che non ce l'ho ancora detto, quindi li teniamo così da parte. Mi sono perso. Comunque lì c'è qualcosa di interessante. Piano. Ma questo è un gioco forse con la freccia? Può essere? Proviamo. Buttati in acqua così non ti fai male. Ok. Risali. Ah no, è continua. È lunghissimo. Bene. Mo ci proviamo. Anche se però non penso che sia. Vediamo se abbiamo fortuna. Anche perché stanno pure lì, quindi. Ah, da là c'era una grotta. Ah no, 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 non serve a niente. Vabbè, ci abbiamo provato. Avevo detto, forse nella grotta ci dobbiamo buttare. Torniamo un attimo indietro. Stava qua. No. Ok, ci eravamo incastrati lì. Ok, andiamo prima nel forziere. Che cosa sta? Vediamo. Ah, componenti, eccetera. Ingredienti per la creazione. Trova ingredienti nel mondo di gioco. Va bene. Un vaso? Vaso lo di bronzo. Prendo, non si sa mai. Che è? Questo vaso di bronzo sarà anche vuoto, ma per Ares è pieno di imbarazzo. Ah, però non serve a niente. Perfetto. Andiamo avanti. E lì per ora, a parte che secondo me non ci arriviamo. Però attendiamo, vediamo altre vie. Ok, allora dove sta la liuta? Qui nello stagno ci dovrebbe stare dell'ambrosia. Ok. Tieni. Perfetto.
Continuiamo a cercare. Ok, allora qui abbiamo una sfida che sarà, presumo, di velocità. Presumo. Ah, prima dobbiamo sconfiggere questi tipacci. Vediamo se... liscio pure. Vabbè, è stato un bel tentativo, ma... Piano, perfetto. Se vi mettete tutti due insieme, vi abbatto contemporaneamente. Ma che devo... Devo correre? Aspetta, 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 aspetta. Non ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Piano, piano. Piano. Ok. Uno è andato. Ci eliminiamo. Anche il secondo. Perfetto. Riprova. Sì. Aspetta. Ok. Dai che ce la fai. Dai che stavolta ce la facciamo. Olè! Grande! Prendi, prendi! Olè! Altra moneta di Caronte. Perfetto. Una strana moneta che porta il marchio di Caronte. Tifone ha rubato anche quelle? Caronte le stava risparmiando per costruire un ponte. C'ha ragione, quello poi si stanca a fare avanti e dietro a portare anime. Là abbiamo dell'ambra. Diteci la vostra sulle prime impressioni di questo Immortals. Ripeto, a me sta piacendo molto. Sia per il ritmo scansionato. Il gallo? Sia per il ritmo scansionato. E anche proprio per la grafica. Poi anche un gameplay abbastanza semplice. Ok. Il vostro mondo malato non merita la mia perfezione, ma io sono benevolo. Vabbè. Grazie. Ripeto, mi piace molto questo gioco perché certo prende spunto da altri titoli, ma non è una copia e quello è l'importante. Come... Ah, un attimo, capito. Allora, una sta... Questi intanto ce li prendiamo. Uno sta qua. Salta, bravissima. Buttalo qua. Ok, mo l'altro dove è stato buttato? Se ci metto la pietra non funziona, giusto? Non pe... Ah, ecco, l'asta. Vediamo, giusto per curiosità. No. Allora, grazie, ma non mi servi. Albero. Ok, non ci ha dato niente stavolta l'albero. Eccolo qua. Sbloccato? Sì. Che c'è da... Ah, tanto tanto materiale e anche una nuova attrezzatura, un altro elmo. Vediamo. Sì. Allora, questo ci dà 10 danni in più con l'ascia. Invece questo ci dà il 150% contro gli indenni. Visto che l'ascia non tanto la usiamo, vediamo come verrebbe... Scusate, ho sbagliato. Vediamo come verrebbe la nostra protagonista. Ci sta. Vabbè, però preferisco vedere sempre i magnifici capelli. Ok. Allora, prima di tutto
mi vado a prendere l'ambra lì. Mo' pelo pelo ce l'abbiamo fatta. Benissimo. Piglia, piglia. Olè. Allora, mo' qui c'è questa cosa. A parte là. E vabbè, non puoi perdere salute così. Detto ciò, detto ciò, ok, che si sblocca quello. Ok, quello forse lo dobbiamo incendiare, quindi magari se mi metto. Ah, ma lì c'è un'altra strada. Interessante. Forse da qua. Se riusciamo a vedere. No. No, abbiamo. No, eppure l'ho preso, vediamo. No, è proprio bloccato. È proprio bloccato. Allora, ci rivediamo quando trovo nei paraggi qualcosa da mettere qui su. Allora, forse ho trovato qualcosa da mettere là, esatto. Salta, bravissimo. Vai così, piano, piano, non facciamo troppi danni. Non così, scusa. Metti qua. Olè. E mi ha sbloccato questa via. Olè. Qua che sta qualcosa di interessante? Niente? No, niente. Vabbè. Ok. Dai. Olè. Quindi ora qui l'abbiamo sbloccato. In teoria se tolgo questo. Vabbè, però abbiamo. Domanda giusta. Che abbiamo sbloccato? Ah, qui c'è un altro interruttore. C'è anche un nemico cattivo. Allora. No. Ah, ma là si può rompere. Vediamo. Ok, si può. Si può rompere. Ma stanno. Ah, ecco. Ok. Quindi riassumendo, da qui lì c'è una parte che si può rompere. Si prende il mazzolo, si lancia con la freccia sul rombo qua, si toglie il portale rosso e si può andare ad attivare l'interruttore. Ok, quindi ora anche questo è andato. Discorso analogo anche qua. Questo è sempre sbloccato. Andiamo qua. No. Ah,
Ah, qui c'erano due nemici che non abbiamo visto. Bene. Vediamo se riusciamo. Ah, tutte e due in un colpo solo, alla grande. Perfetto. Allora, quello l'abbiamo attivato. Ah, pure qua si può rompere, magari. Proviamo. Sogno di me. Sì, con calma però. Vediamo se anche questo è così. No, qua non funziona. Mi sa che mi sono perso qualcosa perché qui non riesco sinceramente ad andare avanti. Vabbè. Qui mi sono fatto un po' di giri, però oltre ad aver capito come sbloccare questo interruttore... No, dove stanno le fiamme? Vabbè, dopo aver capito qui come sbloccare questo, sinceramente non ho capito come sbloccare gli altri. Eventualmente, ditecelo nei commenti se ci siete riusciti e come avete ovviato. Andiamo a cercare un'altra cosa da recuperare. Allora, in questa posizione c'è un altro scrigno con dell'armamentario protetto da quella bestia. No, bugia, bugia, non ti preoccupare. Vediamo se riusciamo a ucciderla, però prima di tutto vediamo se possiamo indebolirla, magari lanciandogli qualcosa. Tipo questo. Eh no, fermo devi stare. Vabbè, dai, andiamo. No, e quella è la mia tecnica, scusa. C'ha una vita un po' lunga, però. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Piano, piano, piano. Bloccamelo però. Ok. Piano, ok. Dobbiamo ancora prendere un po' confidenza con le schivate. Ok, bravissima. Dai con cattiveria. No. Vabbè. Datti in accurata. Piano. No, non era quello che volevo fare. Ok. Bravissima. Vai. E non così. Occhio. Olè. No. Piano. Piano, aia. No, bravissimo. Però caricati un po' di salute. Perfetto. Con calma. Olè. Dai. Ma la resistenza soltanto con l'ascia la intacchiamo? Bravissima. Dai. No, lunghi. Piano. Peccato che non l'abbiamo. E dai, però, avvicinati. Bravissima. Bravissima. Ok. No. Olè. Dai, con cattiveria. Dai. Pensavo un po' peggio, si può fare. Perfetto. Prende così e se ne va verso l'infinito e oltre. Sì, e mo che cosa... Questo va bene.
Presumo. Toh. No, non va bene ancora. Questo? La. Mo. Va bene, perfetto. Vediamo che cosa abbiamo vinto. Così, con prepotenza. Nuova attrezzatura. Superbia del gigante. Vediamo che cos'è. Allora, questa ci dava 250 di difesa quando la salute è al massimo. Questa invece il 30% di difesa contro i nemici unici. Che per ora ci serve e non ci serve. Quindi per ora lascerei quella. Qui vicino ci sta un'arpetta da suonare che ci dà il... Uno sta qua, l'altro sta laggiù. No, no, bugia, mi confondo sempre tra L2 ed R3. Ed R2. Piano. Pensavo di scansarlo all'ultimo, ma... Perfetto. Olè. Olè. No, liscio. E un altro. Liscio. Vabbè, dai. Do l'ultimo colpo con la spada. Allora, poco più avanti c'era questa ambrosia da recuperare. Ok. Lì mi sa che c'era qualche cosa che mi sono lasciato. L'andiamo a recuperare subito. Ok, allora praticamente a destra dell'osservatorio c'è questa pietra con anche questo fiore che ci servirà per fare pozioni simili. Da questa parte invece c'è una struttura in cui dobbiamo mettere tre cose leggere e ci sbloccherà un altro portiere. Potremmo utilizzare le rocce che stanno qui. Allora, questa la mettiamo qui. Altre due rocce mi sa che le ho viste sempre qui su. Ok, una sta qua. Piano. Che se cadiamo ci facciamo un po' male. La terza roccia l'ho vista, mi sa, da queste parti. Eccola qua. No, non così, non così. Con calma. Ok. Ed ecco qua. Olè. Abbiamo sbloccato un'altra. Un altro elmo. Maschera. Vediamo. Maschera dello sguardo di pietra. Più 40% danni per 6 secondi quando sordisci un nemico. Preferisco per ora questo qua, dai. Andiamo avanti. Non so quanto sarà diventando lungo questo video. Sicuramente vi avrò tagliato qui e lì qualcosina. Allora, non so se vi ricordate qui, questa stanza che avevamo lasciato in sospeso, che è praticamente a sinistra dell'osservatorio. Basta mettersi qui,
scoccare la freccia telecomandata. Non così. Mettiamo qua. Scoccare la freccia telecomandata, farla incendiare e presumibilmente prendere quel braciere. Ed ecco qua che ci ha sbloccato la stanza. Un sacco di materie prime più un altro elmo. Elmo del valore del soldato. Vediamo. Più 10 danni con la spada. Che è interessante perché noi andiamo prevalentemente con la spada. Quindi sì, mi piace. Vediamo come starebbe. Bene, però purtroppo taglierebbe i capelli a zero della nostra protagonista. Quindi ce la lasciamo. Andiamo avanti. Ok, praticamente là ci troviamo dalla parte dell'osservatorio, tutto a sinistra. Troviamo questa piccola barchetta con questa cassa. Così, con nonchalance la apriamo. Allora, per questo video è tutto, non so quanto sia diventato lungo, sicuramente vi avrò tagliuzzato qui e lì alcune parti. Comunque, grazie mille per la visione, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, così da supportare il canale e diciamo la serie. E vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!